Della vostra presenza in questa serata tanto attesa, in cui rivedremo un pezzo straordinario della nostra storia. La storia di una piccola comunità, espressione di una millenaria tradizione, identità culturale e vittoria, quella di Lacquamenno e dell'intera isola di Ischia. Proprio per queste sue peculiarità, siamo orgogliosi che la sacra rappresentazione del martirio e dello sbarco di Santa Restituta a Delitos sia stata riconosciuta ed annoverata nell'inventario del patrimonio immateriale della Regione Campania. Un ringraziamento di cuore a tutti coloro che lavorano per rendere possibile ogni anno il ripetersi di questo evento, in particolare ai proprietari del Parco Termale Meglio e ai loro collaboratori per l'ospitalità e il supporto. Grazie ai membri e sostenitori dell'Associazione Melite, che come ogni anno, con spirito di sacrificio e devozione, si impegnano per portare avanti e tramandare questa antica tradizione. Ringraziamo per la promozione del sostegno concreto l'amministrazione comunale di Lacquamenno, in particolare il sindaco Giacomo Pascale, la vice sindaca Carla Pufano, assessore alla cultura, e la consigliera Carmela Monti, delegata agli eventi, per aver contribuito all'organizzazione dei festeggiamenti in onore di Santa Restituta, unitamente al comitato dei festeggiamenti. Grazie anche all'architetto Vincenzo Gamboni e alla ditta Raia, che con ingegno e maestria si sono prodigati per rinnovare parte delle scenografie, rendendo ancora più suggestiva la bellezza incomparabile di questa banda, che commuove per la dolcezza dei suoi colori e delle sue luci. Sentiamo di ricordare e ringraziare quanti ci hanno preceduto. La loro testimonianza ha saputo trasmettere la passione e la devozione al culto di Santa Restituta. Infine, ringraziamo tutti voi qui presenti, perché quello che vivremo stasera non è solo una rappresentazione, ma un vero e proprio atto di fede, in cui si pongono le preghiere e le speranze che la nostra comunità offre alla sua santa padrona. In particolare, siamo onorati della presenza dell'onorevole Giovanni Legnini e dell'architetto Massimiliano Pixas. Santa Restituta, col suo martirio, ci porta un esempio di fede viva, che dona conforto e coraggio. E proprio di questo abbiamo bisogno, ora più che mai. In un momento storico di grandi preoccupazioni per il futuro e la stabilità dei tanti territori che hanno di guerra, lacerati e straziati nella barbarie senza limiti. Le vittime delle guerre sono nuovi nati e siamo sempre più attenti davanti alle grida d'aiuto di persone enormi. Davanti agli occhi terrorizzati di bambini derubati della loro infanzia e a quelli disorientati e disperati degli adulti. Questa sera va a loro il nostro particolare pensiero e per loro sono le nostre preghiere. Che la storia edificante di Santa Restituta vada in piacere e col suo messaggio di amore universale ed eterno sia di conforto e di ispirazione affinché si vada avanti nel cammino con reale stabilità e pacificazione tra i popoli. The Ribe Cultural Association is pleased to welcome all of you to this magical evening, especially all the guests. Thank you.
antichissima e pia tradizione, ci ha tramandato che la Vergine restituta, processata dal proconsole Proclino a causa delle persecuzioni dell'imperatore Diocleziano, fu martoriata e condannata ad essere bruciata ancora viva in una barca al largo dei lidi di Cartagine. Approdando miracolosamente a Rivas, l'attuale baia di San Montano. Istigato soprattutto da Cesare Galerio Massimiano, che era profondamente legato ai culti pagani d'Oriente, promulgò l'editto contro i cristiani 7 giorni prima delle calende di marzo dell'anno 303. Era stata scelta la data del 23 febbraio, giorno in cui si svolgevano le Terminalia, feste sacre dedicate al Dio Termine, quasi a voler significare, come afferma Lattanzio, l'intenzione di porre un termine definitivo al cristianesimo. Quella di Diocleziano fu la più feroce fra tutte le persecuzioni subite dalla Chiesa primitiva, anche per la sua eccezionale durata, 10 anni continui durante i quali i seguaci di Cristo, sacerdoti, pubblici ufficiali, uomini e donne, senza distinzione di età e ceto sociale, furono condannati a morte.